Natale ebbe il grande privilegio, ma anche la grande responsabilità, di guidare quella prima cordata. E la chiamo cordata perché si trattò veramente di una difficile scalata. Ma come egli diceva spesso, per merito dei suoi concittadini imbersaghesi, lui poteva svolgere il suo compito da buon padre di famiglia in seno a una grande famiglia. E vi assicuro che mio padre aveva a cuore il bene del suo comune come aveva a cuore il bene della sua famiglia. Una testimonianza della prima impiegata, la signora Luisa Mandelli, che arriva da Rombiano. Era appena finita la guerra ed i piccoli comuni desideravano riavere la propria autonomia. Per Imbersago ciò avvenne nella primavera del 1948. Io lavoravo a Rombiate e quando fui convocata per dirmi che sarei passata a Imbersago ho avuto tanta paura e mi sono permessa di far loro presente che io avevo sempre solo lavorato all'ufficio annonario. Quindi ero del tutto priva di esperienza su anagrafe, stato civile, servizio elettorale, contabilità e di tutto quello che poteva essere la gestione del comune. Allora decisero di mandarmi per una quindicina di giorni a Paderno. Anche quel comune si era da poco staccato da Rombiate ed aveva un solo impiegato. In quel breve periodo mi resi conto di ciò che mi aspettava. Il giorno dell'apertura del comune, da Rombiate partì, sul carro trainato dal cavallo che usavano gli stradini, del materiale per l'ufficio. Lo schedario con l'anagrafe e stati di famiglia, un armadio, qualche sedia, una scrivania e una macchina da scrivere. Io seguivo a piedi. Poi arrivarono registri, stampanti, timbri, cancelleria e quanto era necessario per iniziare. Più tardi arrivò il telefono. I locali a disposizione del comune erano tre al primo piano. Al piano terreno vi erano le scuole elementari e sopra l'abitazione del messo.